La TAV non può essere bloccata e il progetto deve andare avanti anche rimodulandolo. Per sbloccare l'impasse del governo sull'alta velocità Torino-Lione è sceso in campo il Premier Conte alla ricerca di un compromesso tra il Movimento 5 Stelle che non la vuole e la Lega che invece preme per realizzarla. Un supplemento d'indagine, una nuova analisi costi-benefici. Sul tavolo del Presidente del Consiglio sarebbe arrivato un documento che rivede a ribasso la spesa italiana per la realizzazione dell'opera, da 7 miliardi circa alla metà, 3,5 miliardi di euro. Ma per il Presidente del Consiglio non sarà facile trovare un punto d'incontro all'interno della maggioranza. Ed è un finale d'inverno caldo per il governo che in materia economica vede alla prova dei fatti due provvedimenti cruciali per entrambe le forze di maggioranza. Sul fronte pensionistico l'INPS fa sapere che ad oggi le domande per l'accesso alla pensione con la cosiddetta quota 100 sono state oltre 78.400. Nella stragrande maggioranza uomini e dipendenti pubblici, soprattutto medici e insegnanti, con inevitabili conseguenze nei due settori. Per il reddito di cittadinanza, 5 giorni dall'avvio delle richieste, arriva una buona notizia. L'INPS e la Consulta dei CAF, che aveva minacciato di bloccare tutto, finalmente hanno raggiunto un accordo. Le domande dunque potranno essere presentate anche ai centri di assistenza fiscale, oltre che online e alle poste.